Oggi facciamo un esperimento con due quaderni. Quante volte vi sarà capitato di infilare i quaderni nello zaino e poi trovarli che sono impacchettati in questo modo? Beh, nessun problema, basta tirare e si sfilano e si separano. Ma cosa succede se invece di avere solo due pezzi sovrapposti ne hanno di più, per esempio 4? Così? Beh, nessun problema, basta tirare e si separano di nuovo. E se invece di 4 fossero, non lo so, 6 o 8, così, beh, ci vuole un po' più di forza, ma i quaderni si separano lo stesso. E invece poniamo caso che tutte le pagine dei quaderni siano sovrapposte l'una con l'altra in maniera alternata. Cosa succede? La prima cosa da fare è sovrapporre le pagine dei due quaderni in maniera alternata, una a una, partendo dalla copertina, quindi così e così, lasciando il meno spazio possibile tra il bordo del quaderno e l'altra pagina. Quindi bisogna fare così, pian piano. È una cosa un po' noiosa, ma serve per l'esperimento. Alla fine, con un po' di pazienza, dovreste trovarvi con una cosa di questo genere. I due quaderni sono compenetrati, diciamo, e una pagina di uno si alterna alla pagina dell'altro. Provate ora a separare i due quaderni tirando e vedrete che non ci riuscirete. Per dimostrare quanto grande è la forza che lega i due quaderni, chiederò aiuto alla mia assistente canina, Zella, la cagnolina della scienza, e la metto in questa bella vaschetta che è legata ai quaderni. Ora, Zella si è offerta gentilmente volontaria per dimostrare come la forza che tiene i quaderni insieme è abbastanza grande da sorreggerla insieme alla vasca, quindi circa 8 kg. E rosettine. Bravo, bravo. Saluta. Ma una volta che sono bloccati insieme, come si può fare a separarli? Bisogna togliere le pagine una per una? No, in realtà c'è il trucco. Ta-da! La forza che tiene unite le pagine si chiama attrito ed è la stessa forza che ci permette di camminare senza scivolare come fossimo sul ghiaccio e ci fa tenere in mano un bicchiere senza che questo ci cada. Ma perché quando ci sono poche pagine sovrapposte riusciamo a sfilare i due quaderni mentre quando sono tante no? L'attrito dipende da quanto forte si premono le due superfici assieme. Infatti, per aprire un barattolo bloccato, cioè che fa molto attrito, dobbiamo stringere più forte il coperchio mentre svitiamo. Ma questo cosa c'entra, direte voi? Noi stiamo tirando i due capi del quaderno, mica li premiamo assieme. È vero, ma se guardate bene cosa succede, mentre tiriamo le pagine si schiacciano fra loro, perché parte della forza viene trasmessa in verticale. Questo fa sì che l'attrito tra ogni pagina aumenti molto e diventi difficilissimo separare i quaderni fra loro. Questo si vede quando libero i due quaderni, infatti in quel momento non tiro più in due direzioni opposte, ma applico una rotazione. In questo modo non trasmetto la forza alle pagine che si schiacciano e quindi riesco a vincere l'attrito che c'è fra loro. E per oggi da me, Zelda ed esperimentificio.com è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci sono altri esperimenti, oppure visitate la pagina Facebook Esperimentificio. Ciao a tutti!